Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la cronaca perché i carabinieri sono riusciti a sgominare una banda specializzata nei furti su autovetture. Era riuscita a compiere più di 23 colpi, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Ci sono voluti appostamenti e controlli specifici, indagini mirate, ma alla fine l'attività avviata nel giugno scorso dai carabinieri della compagnia di Merano ha dato i suoi frutti, permettendo di arrestare una banda composta da cittadini italiani di origine nomade specializzata nei furti su autovetture. L'indagine, denominata Fulmine, ha permesso di arrestare in tutto 6 persone. A coordinare i vari raid ladreschi in diverse zone del Burgraviato, ma non solo, un autotrasportatore di Pergine Valsugana, considerato il capo della banda, il quale si sarebbe fatto aiutare da altre 5 persone, tutte nulla facenti. Come luoghi loro sceglievano dei parcheggi più o meno isolati, da dove i turisti poi facevano delle escursioni e quindi lasciavano l'auto incustodita, e come tipologia di giorni, diciamo che si concentravano nel fine settimana, quando l'affluenza di turisti è maggiore, quando la presenza, insomma, di vacanzieri è più consistente. La banda ben organizzata era in grado di commettere anche 3-4 furti su autovettura nell'arco di 5-10 minuti. L'attività di indagine ha permesso di dimostrare e documentare in tutto 23 furti su autovettura, 2 tentati furti e 5 prelevamenti fraudolenti con l'utilizzo di carte bancomat rubate. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni nei confronti di numerosi altri indagati, durante le quali è stato possibile recuperare e sequestrare un consistente numero di oggetti, provento dell'attività illecita, fra cui denaro contante, computer, tablet, cellulari, borse griffate, orologi, gioielli, piccoli elettrodomestici e documenti, oltre ad un potente fuoristrada usato dalla banda per i vari spostamenti, per un valore complessivo ben oltre 50.000 euro. L'indagine, denominata Fulmine, ha permesso di arrestare, come detto, 6 persone. Dovranno rispondere di associazione per delinquere, finalizzata al furto aggravato, ma anche di ricettazione e di indebito utilizzo di carte bancomat. La nostra strategia investigativa ci ha portato a focalizzare l'attenzione non sul singolo fenomeno, ma su quello che era l'insieme delle attività criminali poste in essere da questa batteria. Ora sono sicuro che appunto questi, dovendo rispondere del 416, dovranno restare in carcere per un bel po'. Passiamo alla politica. Assemblea questa mattina dei Verdi alla Kolping di Bolzano, un'occasione di incontro per discutere di alcuni temi caldi e delle prossime elezioni comunali. La portavoce Foppa dice non è scontato il nostro appoggio al sindaco Spagnoli alle prossime elezioni. Assemblea annuale dei Verdi incentrata in particolar modo sulle prossime elezioni comunali in programma nella primavera del 2015. Questa mattina gli esponenti del Partito della Colomba si sono ritrovati alla Kolping di Bolzano per discutere di alcuni temi caldi. Ad aprire i lavori Brigitte Foppa, portavoce dei Verdi insieme a Giorgio Zanvettore. In tutto 6 tavoli di lavoro aperti: democrazia, ambiente, bene comune, salute, convivenza, giustizia sociale e alcuni obiettivi da raggiungere. Noi vogliamo adesso avviare questo percorso verso le elezioni comunali e vogliamo dire che avere una presenza o meno verde o ecosociale in un comune fa la differenza. Fa la differenza non solo perché si può scegliere fra il partito di maggioranza da sempre e un'alternativa, ma perché proprio cambia la vita e la democrazia e l'ambiente per tutti i cittadini e le cittadine. Quindi speriamo che questa presenza nostra e di liste civiche di ispirazione ecosociale si rafforzi l'anno prossimo e che le elezioni ovviamente portino più consiglieri e consigliere di adesso. Tornando alla questione elezioni comunali, l'appoggio al sindaco di Bolzano Luigi Spagnoli, hanno fatto intendere i Verdi, non pare essere così scontato, considerando in che maniera sono state gestite alcune questioni, tra tutte quelle inerenti il progetto Benco e la fusione AEV-SEL. Abbiamo raggiunto obiettivi importanti in questi ultimi 10 anni con l'assessore Trincanato, però logicamente a ogni tornata elettorale la coalizione va verificata in base ai programmi, in base ai temi, e oggi abbiamo iniziato a fare questo percorso al nostro interno e con altre liste ecosociali. Ecco. Una considerazione ha poi riguardato il cambio al vertice in giunta provinciale. Con l'avvento di Compaccer poteva aprirsi una fase nuova per noi e per il governo provinciale, hanno fatto presente i Verdi, ma il PD ha accettato di fare la ruota di scorta alla SVP ed è stato riproposto lo schema del passato. Un vero peccato.
Ci spostiamo in Pusteria, si è parlato di crisi e di finanza nel corso dell'interessante appuntamento organizzato a Brunico dal Forum Imprenditori. Ospite d'eccezione Peter Frey, caporedattore della ZDF, il secondo canale televisivo nazionale germanico. Chi parla di Europa parla spesso in questo momento di crisi finanziaria e politica, temi approfonditi alla Casa Ragn di Brunico durante la serata organizzata dal Forum Imprenditori, alla quale hanno preso parte numerose autorità ed esponenti dell'economia altoatesina. Ospite d'onore Peter Frey, uno dei più noti giornalisti tedeschi, capo redattore della ZDF, tra i più autorevoli rappresentanti di media in tutta Europa, che ha a lungo intrattenuto il pubblico parlando proprio del vecchio continente e del suo stato precario di salute. Una condizione che va perdurando ormai da una mezza dozzina d'anni, con periodi in cui lo stesso Frey ha temuto che tutto potesse crollare. Sì, ci sono stati dei momenti in cui c'era la chiara sensazione che l'Unione Europea potesse letteralmente collassare, che l'euro stesse correndo seri rischi. È successo alcuni anni fa, quando il debito pubblico di alcuni paesi aderenti, ed in particolare della Grecia, aveva raggiunto livelli insostenibili. E quindi sì, ci sono stati degli anni in cui l'Unione, sia politica che monetaria dell'Europa, è stata a rischio. Si è parlato anche dell'economia made in Südtirol e dell'attrattività del territorio altoatesino, che rimane alta. Un esempio chiaro lo si ha proprio in Valpusteria con la GKN Driveline, azienda di un gruppo presente a livello mondiale, che ha scelto però di insediarsi e poi di rimanere a Brunico con uno stabilimento all'avanguardia. La maggior ragione per fermarsi qua, per espandere qua, è la forza di lavoro, la gente qua che ha un po' la cultura tedesca, ma un po' la furbizia italiana, che nel contesto, cioè nella nostra azienda inglese, è molto ben vista. La giornata di ieri invece a Bressanone sono stati conferiti i diplomi di laurea triennale, magistrale e di dottorato. Giornata di grande festa ieri a Bressanone presso la Facoltà di Scienze della Formazione della LUB in occasione della consegna dei diplomi di laurea dei 243 ex studenti che quest'anno hanno concluso il loro ciclo di studi universitari presso la Facoltà di Scienze della Formazione. 19 si sono laureati in servizio sociale e altri 27 presso il corso di laurea per educatori sociali. 24 sono stati invece gli studenti che si sono laureati in Scienze della Comunicazione e Cultura. Presente alla cerimonia anche il rettore della LUB, il professor Walter Lorenz. È un momento di dimostrare che l'università è veramente collegata con la comunità e che i diplomi hanno un valore non solo nel mondo accademico, ma anche nella vita quotidiana. Per quanto riguarda il futuro degli insegnanti formati a Bressanone, in 82 hanno ricevuto la laurea per la scuola primaria e 29 per la scuola dell'infanzia lingua tedesca, 76 laureati per la scuola primaria e 44 per la scuola dell'infanzia lingua italiana, 7 per la scuola primaria e 5 per la scuola dell'infanzia lingua ladina. 9 ex studenti hanno completato il percorso della laurea magistrale in innovazione e ricerca per gli interventi socio-assistenziali educativi. 3 sono stati gli ex studenti che hanno ottenuto un dottorato di ricerca in pedagogia generale, pedagogia sociale e didattica generale. Sono stata una studentessa, forse anche un po', sì, una che era sempre qua, che ha studiato tanto, diciamo. Mi aspetto per il mio futuro che posso, sì, che posso, diciamo, partecipare a poter muovere qualcosa. Il percorso di studio è andato molto bene, secondo me. Cioè, mi auguro per il futuro che trovo, insomma, che ho un futuro brillante e posso svolgere la mia professione. Sì, sceglierei questo corso di studio di nuovo. Innanzitutto mi è andata bene perché avevamo dei professori che ci hanno accompagnato veramente molto durante lo studio e ci hanno dato, come l'aveva definita una volta la professoressa Dozza, questo assetto di utensili che poi possiamo utilizzare nella nostra vita. Effettivamente era così, visto che già lavoravo, mi sono trovato in una situazione che imparavo cose teoriche che poi potevo anche applicare nella pratica.
Nel prossimo servizio cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo di dolce e pasticceria, perché è stato consegnato un prestigioso riconoscimento ad una delle pasticcerie altoatesine più note. Parliamo della Acherer con i suoi negozi di Bolzano e Brunico. È stata infatti premiata con le tre torte, ossia il massimo riconoscimento dalla guida del Gambero Rosso. Meglio avvertire subito chi è a dieta. Questo servizio potrebbe risultare molto pericoloso in quanto a tentazioni, perché parliamo di dolci e di dolci fatti bene, premiati nello specifico con le tre torte dalla guida del Gambero Rosso, giunta alla quarta edizione e dedicata alla valorizzazione del mestiere di pasticcere. Il massimo riconoscimento, le tre torte appunto, è stato assegnato a 13 insegne in tutta Italia e tra di esse una anche altoatesina, la Acherer, con i suoi due negozi dove fanno bella mostra dolci che sembrano gioielli. Va da sé che magari anche il prezzo non sia bassissimo, ma qui stiamo parlando di gusto e a quanto pare il livello è elevato, almeno così ritengono gli ispettori della guida Gambero Rosso. A poco serve spiegarvi qual è il segreto di questo successo, eccetera eccetera, e allora non si perda tempo e andiamo con la presentazione di tre dolci tentazioni. Ecco qua, abbiamo mousse al frutto della passione su un macaron e dentro c'è un inserto alla vaniglia con arborio al latte, con poi una decorazione con un piccolo fiorellino e un paio di semi di frutto della passione. Abbiamo due strati di mousse al cioccolato, una volta il mousse fondente e l'altro strato è mousse al cioccolato al latte, e sotto c'è un strato di pan di Spagna al cioccolato molto fine. Impasto alle nocciole tostate con burro, con cardamom, con cannella, e in mezzo abbiamo un po' di confettura di ribes e sopra chiaramente abbiamo messo un po' di zucchero a velo e un paio di pezzi di ribes. Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? E su queste immagini ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio per occuparci di sport, in particolar modo di calcio. Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Mini affumelli classici Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Lono Max Medio. Mirko Quinz. Iran Daufo. Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì su Video 33. Allora eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con lo sport in attesa di vedere all'opera l'FC Alto Adige sotto la guida del nuovo tecnico Sormani nella partita in programma domani alle 18 contro il Lumezzane allo stadio Druso di Bolzano nel campionato Lega Pro. Ci occupiamo di eccellenza perché ieri sera è arrivato il successo dell'SSV Brixen contro il San Paolo, 2-0 il risultato finale. Il San Paolo cercava punti per rimediare alla difficile situazione in classifica e invece contro l'SSV Brixen ha subito una pesante sconfitta. Nell'anticipo di lusso della 13ª giornata d'eccellenza con punti pesanti in palio, l'SSV Brixen ieri sera ha espugnato il campo del San Paolo con il risultato di 2-0. Il primo gol per gli ospiti arriva dopo soli 8 minuti di gioco.
Il 28enne attaccante Cesare Scaratti parte da posizione dubbia di fuorigioco, segnando l'1-0 per il Brixen. Per lui si tratta del terzo gol stagionale ed è il 100° in carriera. Nel secondo tempo arriva anche il 2-0. Lucas Hopkircher sfrutta su calcio d'angolo un'incertezza della difesa del San Paolo e raddoppia con un colpo di testa. I ragazzi del San Paolo di Mr. Klotzner provano a reagire sfiorando il gol in due occasioni. Prima con la conclusione del 19enne De Lueg, che viene respinta da un difensore del Brixen sulla linea di porta, poi con un colpo di testa del 17enne Zingale che si stampa sulla traversa. Con questa vittoria la formazione bricinese sale al 5° posto in classifica con 20 punti all'attivo. Abbiamo trovato il gol subito, e poi però abbiamo mollato un po', infatti abbiamo subito un po' gli attacchi del San Paolo, però comunque bene, per noi sono 3 punti fondamentali, adesso con questi 3 punti arriviamo nelle zone un po' più alte della classifica e siamo un po' più tranquilli, visto che terza partita che vinciamo e siamo usciti un po' da quel periodo di mezza crisi che abbiamo avuto a metà andata e avanti così. Mentre il San Paolo rimane terz'ultimo con appena 11 punti. Ma più che un buon calcio mancano i risultati. Penso che oggi non abbiamo fatto male, ci siamo impegnati, però il risultato non ci dà ragione. Domani domenica con inizio alle 14:30 invece scenderanno in campo tutte le altre squadre d'eccellenza. Ecco le partite in programma. Comano Valle Aurina, Appiano Termeno, Calcio Chiese FC Bozner, Salorno Levico, Virtus Don Bosco San Martino, Fersina Alense e San Giorgio Lavis. Ed è tutto anche per lo sport, ora grazie all'aiuto della regia andiamo a dare uno sguardo alle previsioni meteo. Una depressione sull'Europa occidentale richiamerà masse d'aria umida dal Mediterraneo verso le Alpi. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni in arrivo da sud-ovest tenderanno a diffondersi sul territorio, interessando in serata anche la Valle Aurina. Limite della neve inizialmente sui 2000 metri. In serata e nella notte le precipitazioni saranno a tratti di forte intensità, soprattutto in Val d'Ultimo, Burgraviato e Valpassiria. Le Alpi saranno ancora interessate da masse d'aria umida proveniente dai quadranti sud-occidentali. In cielo domenica prevarranno le nubi con dei rovesci residui più probabili e diffusi durante la prima parte della giornata. La giornata di lunedì inizierà senza precipitazioni ma con il passare delle ore le condizioni peggioreranno con nuove piogge o nevicate oltre 1300-1500 metri di quota. Martedì condizioni di variabilità con rovesci residui mentre mercoledì e giovedì prevarrà il sole. Ed è tutto per questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet www.video33.it e www.goinfo.it dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon sabato pomeriggio. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19. Grazie e arrivederci. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.